La genetica è la branca della biologia che studia i geni, l'ereditarietà e la variabilità genetica negli esseri viventi e cerca di comprendere i meccanismi alla base di questi fenomeni. Gregor Mendel viene considerato il padre della genetica poiché fu il primo ad attribuire ai caratteri ereditari la proprietà di determinare il fenotipo di un individuo. Nonostante ancora non si fosse a conoscenza dell'esistenza dei cromosomi e della meiosi. Mendel selezionò delle linee pure di piante di pisello per 7 caratteri presenti in 2 fenotipi, ad esempio colore del seme giallo o colore del seme verde, fiore bianco o fiore rosso, buccia rugosa o buccia liscia e l'incrocio tra loro. Per ogni tipologia di caratteri ottenne gli stessi risultati, quindi si può fare un solo esempio che sarà valido anche per tutti gli altri. Incrociando i piselli a seme verde, carattere recessivo, con quelli a seme giallo, carattere dominante, nella prima generazione ottenne solamente piante a seme giallo. Il seme verde sembrava scomparso. Così Mendel formulò quella che oggi conosciamo come prima legge di Mendel o legge della dominanza dei caratteri. Incrociando due linee pure che differiscono per un carattere, alla prima generazione solo uno dei caratteri della generazione parentale si manifesta, quello dominante. Successivamente incrociò tra loro le piante ottenute in precedenza e notò che il seme verde ricomparve di nuovo. Questo portò Mendel alla conclusione che ogni pianta possedesse 2 elementi ereditari e durante la produzione dei gameti questi si separassero in modo che ogni gamete ne avesse poi solamente uno. Così nasce anche la seconda legge di Mendel, o legge della segregazione dei caratteri. Quando un individuo produce i gameti, gli alleli, cioè le 2 copie del gene, si separano e ogni gamete ne riceve solamente una copia. In seguito decise di incrociare 2 piante che differivano per 2 caratteri, ad esempio colore del seme e tipologia di buccia, quindi seme giallo e liscio e seme verde e rugoso. In questo modo ottenne nella prima generazione solamente piselli a seme giallo e liscio, ma incrociando 2 piante della prima generazione ottenne piante di 4 tipologie differenti, notando anche combinazioni mai viste prima, come ad esempio seme verde liscio e giallo rugoso. Quindi gli alleli del colore si distribuiscono indipendentemente da quelli della buccia. Questi risultati portarono Mendel a formulare la terza legge, o legge dell'assortimento indipendente, secondo la quale, durante la formazione dei gameti, geni diversi si distribuiscono in modo indipendente gli uni dagli altri. Il motivo per cui questo avviene si scoprì diverso tempo dopo. Gli alleli che codificano il colore si trovano su una coppia di cromosomi omologhi diversa da quella su cui sono presenti gli alleli che codificano la buccia. Ed è per questo motivo che durante la separazione dei cromosomi omologhi questi si distribuiscono in modo indipendente. Esistono però delle eccezioni alle leggi di Mendel. Geni associati, allelia multipla, codominanza, dominanza incompleta, pleiotropia, eredità poligenica ed epistasi. Si parla di geni associati quando 2 geni sono localizzati sullo stesso cromosoma, quindi non possono separarsi in maniera indipendente e per questo segregano insieme. L'allelia multipla si verifica quando un carattere è codificato da più di 2 alleli, come ad esempio il colore degli occhi. Si parla di codominanza quando 2 alleli si manifestano contemporaneamente in eterozigosi, come ad esempio il gruppo sanguigno AB. Tra l'altro, i gruppi sanguigni sono anche un caso di allelia multipla. Poiché è presente anche l'allele 0. Si parla invece di dominanza incompleta quando in eterozigosi nessuno dei 2 alleli è dominante sull'altro e quindi si manifesta un fenotipo intermedio tra i 2, ad esempio nei fiori della Mirabilis jalapa, bella di notte.
incrociando piante a fiori rossi, omozigote dominante, con piante a fiori bianchi, omozigote recessivo, si otterranno piante a fiori rosa. Si parla di pleiotropia quando un gene controlla l'espressione di più caratteri e quindi determina effetti fenotipici multipli. Questa capacità è in realtà soltanto apparente, perché l'effetto primario del gene è unico, ma determina una serie di conseguenze. Un esempio è l'anemia falciforme. È una malattia genetica causata dalla mutazione di un singolo gene, che fa in modo che nell'emoglobina, un amminoacido, l'acido glutammico, venga sostituito da un altro, la valina. Questo fa assumere ai globuli rossi una forma a falce, causando anche anemia, ingrossamento della milza, debolezza fisica e possibile ostruzione dei vasi sanguigni. Parliamo di eredità poligenica quando una caratteristica fenotipica è controllata da più di un gene. Ad esempio, l'altezza nell'uomo è controllata da un numero elevato di geni. Invece, l'epistasi è una forma di interazione tra geni che si verifica quando una coppia di alleli copre l'espressione fenotipica di un'altra coppia. Il gene che maschera l'espressione di un altro si dice epistatico, il gene mascherato si dice ipostatico. Un esempio è il colore grigio dei cavalli. Quando il gene che determina il colore è presente allo stato dominante, fa in modo che non si presentino altri colori. Ci piacerebbe lasciarti facendo insieme un'ultima riflessione. La parola genetica viene dal greco, genetikos. Questo termine è relativo alla nascita, la genesi. Il nostro corpo, partendo dalle istruzioni fornite dal genoma umano ed usando DNA ed RNA, produce proteine. Ne produce tantissime. Ecco, il corpo umano è molto complesso, è molto grande, ma ti basti pensare che il malfunzionamento di una e soltanto una di queste piccole proteine è condizione sufficiente per creare dei problemi, a volte anche molto gravi. Questa è l'importanza della genetica e queste sono le basi da cui tutto questo studio partì.